Cosa hai capito oggi? Cosa ti porti a casa, diciamo? Oggi più consapevolezza del mio gioco e pure della mia personalità, cioè di me stesso proprio come persona. Siamo in contatto le persone con loro stesse. E magari a livello di gioco anche, magari al primo set ho perso pure la partita perché ho pensato troppo a punteggio. Bene. Dopo averlo breccato ho detto dai, mo ci sta la chance e poi ho perso la partita. Secondo set tramite Filippo e tutti voi, invece più scioltezza mentale, meno pensieri, più focus su ogni, cioè il punto in sé, vale okay. Il punto, cioè si va piano piano avanti, passo per passo, e da là poi è uscito tutto più facile. Bravo. Perfetto, un applauso. Grande Rollo. Vai mister Edo. Allora, io mi porto a casa che è la prima volta che do il 110%. Grande, bravo! E che non mi sono mai accorto di impegnarmi così tanto, di essere anche così tanto concentrato in campo e rilassato. Fermati. Allora, ti ricordi 3 mesi fa quando ci siamo conosciuti, sì, che mi dicevi non vedo l'ora di fare gli allenamenti con te. Ok, cosa mi dici di questi allenamenti? Cosa potresti dire a chi non li ha mai vissuti? Di farli perché è anche una cosa per la vita, cioè se magari finisci col tennis capisci anche che magari con altri sport bisogna comunque impegnarsi sempre di più. E anche sul lavoro, nella vita in generale, giusto? Bravo! Bravissimo Edo, grazie, datemi 5, vi raccomando, cercate di impegnarvi, se vi piace qualcosa credeteci, ok? Fate veramente un ottimo stretching, forza, che oggi siamo solo un allenamento. Dai.